Capitolo 28 delle avventure di Tom Sawyer di Mark Twain. Eravamo rimasti alla casa degli spiriti con Tom e Huck che si erano riproposti di seguire i due malintenzionati che avevano trovato un eccezionale tesoro di migliaia di dollari mentre stavano cercando di nascondere il loro malloppo di quasi 600 dollari. Che fortuna incredibile! E se lo sono portati via perché hanno trovato gli arnesi da scavo che erano stati abbandonati da Tom e Huck quando i due erano andati al piano di sopra. Si sono presi anche una discreta strizza quando Joe l'indiano, uno dei due loschi figuri, si è reso conto che questi strumenti non dovevano starci lì e aveva pensato di andare a dare un'occhiatina al piano di sopra. Per fortuna ha desistito perché la scala non aveva retto al suo peso. E quindi andiamo a vedere che mistero si annida nel numero 2, il covo alternativo che i due loschi figuri hanno individuato come posto dove nascondere tutti i soldi che hanno trovato. I soldi che stavano nella casa degli spiriti probabilmente erano stati abbandonati lì dalla banda di Marrel che aveva imperversato dalle parti di San Petersburg qualche tempo prima. Quella notte Tom dormì sonni molto agitati. Per 4 volte sognò di essere sul punto di mettere le mani sul tesoro e ogni volta questo svaniva e lui si svegliava. Al mattino ebbe la strana sensazione di ripensare a quegli avvenimenti come fossero lontani nel tempo, forse mai avvenuti o addirittura soltanto sognati. I quattrini che aveva visto erano troppi per essere veri. A Tom prima di quell'occasione non era capitato nemmeno di vedere 50 dollari tutti insieme. Dopo colazione andò alla ricerca di Huck, lo trovò seduto sul bordo di un barcone, con i piedi penzoloni nell'acqua e lo sguardo perduto nel vuoto. Ciao Huck, ciao Tom. Se lasciavamo quel maledetto piccone sotto l'albero disseccato, ora avevamo un mucchio di soldi. Che sfortuna, disse Huck con tono rassegnato. Altro che, esclamò Tom, ma ora dobbiamo sapere dove sono quei soldi e trovarli. Quelli non li troviamo più, Tom. Nella vita capita soltanto una volta di trovare tanti soldi e noi quell'occasione l'abbiamo persa. E poi ti dico, io non voglio incontrare quel brutto tipo un'altra volta. E probabilmente Tom ancora meno, perché Tom ha testimoniato in tribunale contro di lui, quindi lo ha praticamente accusato di assassino. Se è per questo, nemmeno io, Huck, ma vorrei pure pedinarlo e seguirlo per scoprire dov'è il numero 2. Già, il numero 2, che cosa pensi che possa significare? Non so, Huck. È tutto così complicato, forse è il numero di una casa. Ma qui nessuna casa ha il numero, quindi a San Petersburg non ci sono i numeri civici. Già, non so, potrebbe essere il numero della camera di una locanda. Sì, è vero, il paese ce ne sono soltanto due. Perché non controlliamo? Tom a questo punto andò via. Non voleva essere visto in paese con Huck, ma in mezz'ora scoprì che nella camera numero 2 della locanda più decente del paese alloggiava da tempo un giovane avvocato, mentre nella stanza con il medesimo numero della locanda più alla buona, seppe dal figlio dell'albergatore che di giorno non ci entrava mai nessuno. Quella stanza era sempre chiusa a chiave e chissà per quale motivo solo di notte era frequentata. La cosa lo aveva pure incuriosito e aveva pensato che fosse abitata dagli spiriti. Inoltre, la sera precedente aveva notato che c'era anche la luce accesa. Caro Huck, mi sa che il nostro numero 2 è proprio quella camera. Già, lo credo anch'io, Tom. Che vogliamo fare? La porta del retro di quella stanza dà su un vicolo dietro la locanda, disse Tom dopo averci pensato su. Prendi tutte le chiavi che puoi. Io prendo le chiavi di zia Polly e la prima notte senza luna andiamo lì e le proviamo tutte. Però stai attento a Joe. Se lo vedi, seguilo, ma sempre con prudenza. Se non va quel maledetto numero 2, allora vuol dire che ci siamo sbagliati. Accidenti, Tom. Devo pedinarlo da solo. Ma sarà sicuramente di notte e lui nemmeno ti vedrà, e anche se ti vede, di te non sospetterà nulla, perché Huck non ha testimoniato come Tom in tribunale. Io non ne sono proprio sicuro, ma forse è come dici tu, va bene lo stesso, ma lo pedino solo se buio pesto. Bravo, e non aver paura, Huck, nemmeno io ne avrò. E così, in questo modo molto misterioso e diciamo pericoloso, si chiude anche il capitolo 28esimo. In attesa di scoprire gli sviluppi del 29esimo, chiudiamo il libro e aspettiamo.